Buonasera dal TG2. Anche questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta per lo sciopero dei giornalisti. Noi giornalisti italiani, si afferma nel comunicato della Federazione della Stampa, siamo di nuovo in sciopero. Altri due giorni senza l'informazione dell'emittenza nazionale, pubblica e privata, e della carta stampata. Siamo costretti a questa ulteriore protesta per contrastare la chiusura degli editori nell'avvertenza per il contratto. La Federazione degli Editori si ostina a negare il diritto dei giornalisti di tutelare migliaia di collaboratori e di precari sfruttati e mal pagati. Gli editori pretendono inoltre di applicare forme di flessibilità selvaggia, non contrattata con il sindacato. Vogliono una precarietà senza fine. Noi chiediamo invece qualità per un'informazione più libera. Chi vi parla aderisce allo sciopero e fa parte del comitato di redazione. Ora il comunicato della Federazione Italiana degli Editori, che rispondono così: gli editori hanno proposto ai giornalisti un'equa e responsabile soluzione dei principali problemi giuridici, economici e previdenziali della categoria che il sindacato dei giornalisti si è rifiutato di discutere. Il sindacato ha invece chiesto agli editori preliminarmente di impegnarsi con un contratto a non applicare una legge dello Stato, il che continua la nota degli editori è logicamente e giuridicamente impossibile. Gli editori hanno a questo punto offerto di riprendere il confronto con animo aperto sui rispettivi programmi, ma anche questa proposta è stata respinta dal sindacato dei giornalisti. Le aziende editoriali non sfruttano nessuno ed applicano correttamente la legge e il contratto giornalistico che garantisce il diritto di tutti i cittadini ad essere informati. Se tale diritto verrà leso, la responsabilità sarà da attribuirsi unicamente al sindacato dei giornalisti. Questi i comunicati. Ora le notizie, iniziando dal maltempo. Le cattive condizioni atmosferiche stanno condizionando, anche con qualche allarme, questo lungo fine settimana dell'Immacolata. Nelle diverse zone del paese, soprattutto al centro-nord, piogge, nevicate, temperature in calo e per le prossime ore si prevede anche un aumento del vento. E negli Stati Uniti una forte nevicata e all'origine dell'incidente avvenuto all'aeroporto Midway di Chicago. Un bambino di 6 anni è morto e 11 persone sono rimaste ferite. Un Boeing in arrivo da Baltimora ha avuto problemi in fase di atterraggio proprio a causa della neve. È finito fuori pista e ha invaso una strada. L'aereo ha travolto alcune macchine. Su una di queste viaggiava il piccolo, per cui non c'è stato niente da fare. Illesi, i genitori, altri 3 fratellini che erano con lui. Torniamo in Italia, la TAV, questa sera riunione dei sindaci e delle comunità montane della Val di Susa in funzione del vertice convocato per domani dal governo a Roma, al quale insieme al sottosegretario Gianni Letta prenderanno parte anche i ministri dell'Interno, Pisanu, delle Infrastrutture Lunardi, dell'Ambiente Matteoli, della Sanità Storace. Intanto nella zona del cantiere dove dovevano partire i lavori per l'alta velocità e dove nei giorni scorsi ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, la situazione oggi è calma. Brutte notizie per chi deve viaggiare in treno, rotte le trattative tra sindacati dei trasporti e ferrovie. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dalle 9 alle 17 per lunedì 12 dicembre, per lunedì prossimo. Il gruppo Trenitalia, Ferrovie dello Stato, comunica in una nota che sul sito internet www.trenitalia.com o chiamando il numero 892021 è possibile avere ulteriori informazioni. L'ex generale croato Ante Gotovina, arrestato ieri in Spagna, lascerà Madrid domani per essere tradotto al Tribunale dell'Aia, dove verrà giudicato per crimini di guerra. Lo hanno reso noto la polizia spagnola e i legali dell'ex generale. Gotovina era tra i 3 maggiori ricercati per i conflitti nella ex Jugoslavia. E in Spagna sono stati arrestati 7 sospetti terroristi islamici. Farebbero parte di un'organizzazione algerina di supporto ai gruppi estremisti di Al-Qaeda. Gli arresti sono stati effettuati nella Costa del Sol e il ministro dell'Interno iberico ha detto che gli arrestati stavano organizzando un attentato nel paese. Tra i presunti terroristi ci sarebbe anche una donna. La cronaca italiana: in provincia di Lecce i carabinieri danno la caccia al killer di un 27enne freddato con un colpo di pistola alla nuca e
trovato morto alla periferia di Casalbate. La vittima ha piccoli precedenti per droga. Si tratta del titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche. A denunciare la scomparsa del 27enne era stato il padre. Cambiamo davvero argomento. Tanti auguri, Presidente. Oggi, infatti, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, festeggia 85 anni. Ciampi è rimasto al lavoro e si è concesso soltanto un brindisi con i suoi collaboratori. Poi festeggerà a cena con i suoi cari, forse sta già festeggiando. Anche la redazione del TG2 si unisce agli auguri di tutti gli italiani. Ed ora una buona notizia per chi avesse indovinato la combinazione del Super Enalotto. Questi sono i numeri estratti: 15, 23, 35, 38, 69, 89. Il numero jolly è il 22. Il telegiornale si chiude qui, telegiornale che è andato in onda, come avete visto, in forma ridotta, senza servizi, per lo sciopero dei giornalisti indetto per oggi e domani dalla Federazione della Stampa per contrastare la chiusura degli editori nell'avvertenza per il contratto. Chi vi ha parlato ha aderito allo sciopero e fa parte del comitato di redazione. Prossima edizione del TG2 domani alle 13. A tutti una cordiale buonasera e arrivederci.